bel sole, abbastanza caldo e dovrebbe entrare il vento giusto per fare almeno il numero giusto di prove. È rossa, la flotta sta crescendo, soprattutto Gianmarco sta salendo in classifica meravigliosamente, e poi basta con Foyce, togliamolo. Bellissimo, cosa devo dire, poteva andare meglio. Bene, ma è l'ultima volta. Giornata bella, c'era vento, onda, abbiamo fatto tre primi, forte, ma che lo zio è battuto, ho battuto anche lo zio, guardalo qui, abbiamo fatto apposta. Ci ha fatto il filicocco a 48. Malissimo. No, vabbè, per noi dobbiamo farci il segno della croce, spero che Dio ce la mandi buona. Una bellissima giornata, calda, perfetta. Una merda. Giornata bellissima, vento teso, sole. A noi ci è andato anche bene, tre vittorie e siamo contenti. Due terzi e l'ultima mezza cagata. Merdesimo. Contento? Ma abbastanza, dai. Direi proprio di sì. Benissimo, l'ultima regata, un terzo è la regata per la gru. Quindi quello è il risultato più importante. Una giornata fantastica, sole, un po' di arietta, siamo arrivati penultimi. Penultimi, quindi aggiura tutto sommato qualcuno come, è andato peggio. Aggiura come si è comportato? Io sempre bene. Aggiura sempre perfetto. Si è ancato Marchino, che gli ha fatto spostare le boe 18 volte. Questo è vero, perché il vento continuava a girare e lui ci dava i gradi sbagliati. Indovinava, si vedeva che il vento era storto. E quindi abbiamo spostato il campo. Cioè, si è convinto alla fine. Un po' di umanità per questi poveri ragazzi. Abbiamo cercato, però quello è quello che richiedeva la giornata. È possibile spostare le boe 18 volte in una regata? Io... da dimenticare per quanto ci riguarda. No. Bene, bene. Ma divertiti, barca veloce. Regate. Come rubare le caramelle ai bambini? No, perché? Insomma, ci sono dei fior di avversari, quindi tipo Elisiro, dopo come giro, il gioco dove vai tu che caccia sempre fuori prestazioni eccellenti. Il campo giù dei 24, sono pettinata. Allora, le nostre performance come al solito hanno bisogno di essere di qualche rifinitura, però stiamo nel gruppo, questa è una certezza, ormai
nostri diretti avversari li lasciamo dietro, in qualche caso se ne vanno, però è tutto a posto.